Il taglio del superbonus mette a rischio decine di piccole aziende edili. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dal sindacato CGIL, che ha annunciato una serie di manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e per chiedere al governo interventi in grado di evitare la crisi del settore. Anche nella nostra provincia l'edilizia in questi ultimi 2 anni ha contribuito al rilancio dell'economia. Sono aumentati gli occupati in modo sensibile e tutto l'indotto ne ha tratto grossi vantaggi. Oggi però con il taglio del superbonus sono in pericolo soprattutto quelle piccole aziende che operano nel settore privato. L'azione del sindacato è rivolta dunque al mantenimento dei posti di lavoro che si sono creati, ma anche all'impatto che si verrebbe a determinare sull'ambiente e sulle possibilità di riqualificare quartieri e periferie. All'allarme lanciato dal sindacato fa eco l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. Il direttore Paolo Faconti, che è pure direttore di Confindustria La Spezia, manifesta ottimismo sul futuro del settore. Dal suo osservatorio prevede che se gli effetti della cancellazione del superbonus saranno limitati nella nostra provincia e spiega perché. Ai nastri di partenza ci sono moltissime opere pubbliche, si tratta degli interventi di ampliamento del porto, la variante Aurelia, il ponte fra Ceparana e Santo Stefano, solo per citarne alcuni. Il direttore di ANCE vede un altro grosso problema invece all'orizzonte, la mancanza di manodopera. Nei prossimi anni mancheranno, dice, circa 500 addetti tra operai, impiegati, geometri ed ingegneri. Molte aziende sono continuamente a chiedere personale specializzato da assumere immediatamente per poter applicare le nuove tecnologie di costruzione. L'obiettivo in questo settore è oggi quello di far incontrare domanda ed offerta. Per far questo occorre però al più presto avviare quei corsi di formazione in grado di preparare giovani e meno giovani per l'ingresso nel mondo del lavoro.